questa opera d'arte che ci suggerisce Tullé ci serve un foglio, poi un cartoncino, una cosa, un pezzo di cartone, un qualcosa che posso un po' rovinare, poi vi spiego perché, e poi ci servono dei vecchi fogli, dei vecchi disegni. Io qua sono dei ritagli di questo laboratorio che stiamo facendo, però se voi avete anche dei vecchi disegni che avete fatto e che magari non vi sono piaciuti più di tanto, quindi non li volete conservare, potete utilizzare quelli, possono essere ritagli oppure possono essere dei fogli interi. Allora vi faccio vedere, Tullé ci suggerisce di creare, di fare un gioco per creare delle finestre. Allora fate attenzione, questo gioco qua va fatto assolutamente con un grande vicino, perché dobbiamo utilizzare le forbici e ci si potrebbe fare un po' male. Allora dobbiamo fare, tenendo le forbici aperte così, delle righette, vedete? Delle righette così, in fila. Io per esempio ne faccio 3 così, altre 3 così, altre 3 così e altre 3 così. Allora i draghi possono farlo da soli questo lavoro, ma sempre con un adulto vicino. Le coccinelle e le pulcine è meglio se questi tagli qua li fanno fare da una persona grande, ok? E il cartoncino sotto ci serve per non rovinare il tavolo. Una volta fatti questi segni, li andiamo a strappare un pochino, vedete? Così. Vedrete queste finestre cosa verranno fuori, una cosa bellissima. Attenzione a non tagliare il bordo, eh? Tutte le finestrelle devono essere fatte così, tutte nello stesso senso. Ne scegliete una direzione e quella gli dovete dare. Vediamo se iniziate a riconoscere che cosa può diventare fuori questa opera. Guardate. Io non so voi, ma in questo foglio, con queste finestrelle strappate, sapete cosa ci vedo? Ci vedo un palazzo con le finestre e i loro davanzali. E cosa ci facciamo in questo palazzo a queste finestre? Ci sono delle mamme in queste case che in una bella giornata di sole hanno deciso di stendere alle finestre di questo palazzo i panni, le lenzuola, le magliettine, e quindi prendo i miei vecchi disegni, i ritagli dei miei vecchi disegni, vado a strappare dei pezzettini di carta e li appendo alle finestre. Se volete dietro potete attaccarci anche un pochino di scotch, adesso ve lo faccio vedere, oppure un pochettino di colla. Attacco qua dietro così sta fermo, oppure adesso vi faccio vedere anche con la colla per il prossimo, eh? Così, e per esempio posso mettere un po' di colla qua, vedete? Adesso vado avanti con il lavoro. Ogni finestra è una cosa diversa appesa, eh? Adesso io ho solo questi fogli qua, ma immagino che voi avrete tanti di quei disegni da attaccare che verranno bellissimi. C'è chi ha delle lenzuola lunghe lunghe, c'è chi ha delle magliettine piccoline. L'importante è che lo piegate così. Andiamo avanti, metto un po' di colla così facciamo prima. Questo c'è proprio un lenzuolo lunghissimo che arriva al piano di sotto. Questa è una cosa piccolina piccolina.
che la attacca qua. Anche questo c'ha una cosa lunga lunga. E la appendiamo qua. Pensate a quante belle cose potete fare con i disegni che vi sono venuti male e che avreste buttato via. Non bisogna buttare via niente. Strappiamo e voilà il nostro bellissimo palazzo con le finestre, con tutti i panni appesi, è pronto per essere esposto nella nostra mostra. Buon divertimento, bimbi.